Ti è mai capitato di vedere delle luci rosse lampeggianti sul modem Tiscali Geneu? Sono Andrea Portoghese e nel video di oggi voglio farvi vedere il motivo per cui, uno dei motivi per cui potrebbe non funzionare il modem Tiscali. Uno dei motivi per cui potrebbe non funzionare il modem Tiscali, anche se apparentemente le luci sono tutte accese, quindi come in questo caso. Uno dei motivi per cui il modem Tiscali potrebbe non funzionare potrebbe essere questo alimentatore. Questo alimentatore qui nella non altro alimentatore. Perché molti di voi hanno visto il mio video di sabato in cui io, adesso non mi ricordo se ho fatto una diretta o se l'ho caricato. Vedete questi qua? Questi alimentatori sono guasti. Combinazione sabato mattina. Io arrivo in ufficio e non funzionava, non funzionava. Però nello stesso giorno altri 3-4 clienti mi hanno detto che non funzionava neanche da loro. Però io ovviamente ho un altro modem che è questo qua di scorta con un altro alimentatore che adesso non c'è perché l'ho prestato. Ok? Quindi cosa ho fatto? Mi sono collegato, ma voi avete visto il mio video comunque, giusto per... Mi sono collegato questo modem qui e questo modem qua. E avevo i due modem vicini, ok? Potete vederlo nel mio video, se ce la faccio lo linko nei commenti oppure se ce la faccio metto una scheda qua sopra. Quindi questo modem qui funzionava, quel modem lì non funzionava. Cercavo di capire il motivo, cioè se funziona deve funzionare, non capisco perché questo non funzioni. Alla fine questo ovviamente non è mio, cioè è un modem muletto, quindi potrebbe non funzionare con la mia connessione, perché magari non è associata al mio account, perché sotto ci sono dei il codice seriale che dovrebbe essere associato. Adesso io non so come funziona bene. Però praticamente avevo due modem, uno funzionava, l'altro non funzionava. Non capivo, cioè, cosa ho fatto? Ho provato ad invertire, lasciando i modem così, gli alimentatori. Quindi ho messo questo alimentatore in questo modem qua, che è quello che funzionava. Ok, ho fatto reset, insomma, ho messo questo alimentatore in questo modo e questo ha smesso di funzionare. Ho detto, ah, allora è l'alimentatore. Io poi avevo un altro alimentatore. Vedete, questi sono tutti gli alimentatori che io ho per vendere, perché lo so che gli alimentatori sono rotti. Vedete? Questi sono tutti alimentatori uguali che io vendo. Potete trovarlo tranquillamente anche su Amazon, penso a 15 euro, però chi lo vuole subito viene da me e lo ritira, costa 15 euro. Quindi cosa ho fatto? Ho messo un altro alimentatore nuovo e magicamente questo modem qua ha ripreso a funzionare. Ok? Subito, immediatamente, come l'ho collegato. Quindi sono rimasto, diciamo, senza connessione il tempo di fare questi esperimenti, questi pensieri qua. Chiamo subito Francesco che abita qui vicino. Praticamente io sono qui, oggi è una bella giornata di sole a Cagliari. Io praticamente sono in piazza d'Esquivel, oggi c'è una bella giornata di sole, io praticamente sono qui. Francesco abita in quel palazzo là, quello verde che c'è là sotto. Ok, quindi io sono andato sabato, stava piovendo. Dai, sono curioso di venire a casa tua. Poi se ce la faccio l'intervista anche Francesco, eh. Centralino telefonico, seguimi su. Cosa ha fatto io? Praticamente l'ho chiamato e ho detto Francesco vieni subito, portami il tuo alimentatore che ti do il mio. E gli ho dato il mio, quello che praticamente manca da quel modem, da questo modem qua. Ha detto Andrea lo sai che avevi ragione, perfetto funziona. Ho chiamato un'altra cliente, sempre qui in zona, che anche lei aveva lo stesso problema. E ha detto ascolta puoi venire un attimo qua Luisa che c'è questa probabilità, prova quest'altro modem. E lei mi ha detto sì hai ragione Andrea, funziona anche questo. Quindi il motivo sono questi alimentatori qua che io ho risolto in un minuto. Allora, facciamo così. Così riassumo tutto in un unico video. Vado un attimo su YouTube. Vi faccio vedere uno spezzone del mio video che ho caricato già su YouTube. E eccolo qua. Allora, questo è il mio YouTube. Allora, se non siete ancora iscritti su YouTube, iscrivetevi. Questa vabbè è pubblicità. 3, 2, 1, salta annuncio. Amici di Esselosi, ciao da Questo Andrea di Esseloso Portoghese, oggi è sabato 23
3 novembre 2019 Va bene, questo ve lo guardate, giusto per farvi capire che video è. Nei commenti sotto, mi sa che sta arrivando il corriere. Sono i commenti sotto, un cliente, un follower mio su YouTube sempre, ha commentato, Agostino Langellotti, che saluto, ciao. Sarei curioso di sapere i tempi di Tiscali per fornire un nuovo modem, considerando che sei un VIP. Considerando che sono un VIP, io ho già risolto subito. Era una stupidaggine per me, ma non un limite. E nello stesso tempo ne ho risolti tre. Quindi, nel frattempo sono arrivati due signori qua, troppo simpatici. E praticamente ho risolto con gli alimentatori nuovi. Quindi, se voi doveste avere problemi di luce accesa e spente, vedetevi il video. Praticamente è l'alimentatore. Potrebbe essere l'alimentatore. Il primo tentativo è quello di pensare all'alimentatore. Va bene, mi sembra di avervi detto tutto. Mettete mi piace, iscrivetevi. Ah, sì, il prossimo video voglio fare l'unboxing di questa cosa. Io so già cosa c'è dentro. Ok, ne ho già anche parlato nelle ADSL Oso News. E questo è arrivato e facciamo l'unboxing e lo vediamo. Il prossimo video sarà la speed test di Google Stadia, quindi di speed test di Stadia, il primo servizio in streaming lanciato da Google. E speed test di Stadia con Melitta che ho a casa e con Tiscali che invece ho qui in ufficio in 4K. Ok, continuate a seguirmi, mettete mi piace, ciao da Andrea De Selloso, ciao ciao.